ma che roba. Noi eravamo a quell'altezza. How many years? Yeah, don't go to the barber. To the barber? Yeah. 2010, last time I cut my hair. Oh. Ebbene sì amici, si torna in Egitto per esplorare nuovamente il Cairo, concentrandoci su quella che è la parte che solitamente i turisti non vedono. Spero che anche voi siate gasati per questa nuova tipica avventura del Nick e Telespalla Vale, che inizia subito, cioè tra un minuto, subito dopo lo sponsor che l'ha resa possibile. Cari amici, direttamente dalla bellissima Casablanca vi comunico che è già attiva la promo del Black Friday di NordVPN, quindi andate al link che vi lascio qua sotto in descrizione se volete trovare la migliore offerta disponibile del momento, che sui piani biennali anche 4 mesi gratuiti. NordVPN include la funzionalità Threat Protection, che è una protezione ulteriore specialmente quando fate acquisti online, perché per esempio con il blocco dei tracker ti permette di non essere bombardato dalle pubblicità nel momento in cui vai a vedere un prodotto ma poi scegli di non acquistarlo. In più, se scegliete il piano Plus, all'interno c'è anche NordPass, che è un password manager, si ricorda al posto tuo di tutte le password, anche quelle che magari hai creato tanto tempo fa oppure quelle che hai creato ad hoc prima di fare un acquisto, e ti avvisa se dovessero esserci delle fughe di dati e questa password, che magari è la stessa della tua mail ma sempre meglio utilizzare password diverse, finisce nel dark web. Quindi mi raccomando, se volete navigare protetti, date un'occhiata al link in descrizione, ci sono sempre 30 giorni di prova gratuita, soddisfatti o rimborsati. Grazie NordVPN e dal Marocco buona continuazione del video. Certo che ragazzi, la sera si sta troppo bene, ma poi quanto mi sta bene la mia camicia delle Cinque Terre. Siamo penso sulla via più trafficata di Giza e la nostra stanza è bellissima ma non è insonorizzata, quindi sentiamo questo casino tutta la notte e la mattina ci svegliamo per i clacson dei camion. Che figata, che bel risveglio. Soprattutto se a colazione ci sono i falafel. Saliamo l'ultima volta sul nostro terrazzo per salutare le piramidi, prepariamo le borse e ci rituffiamo nel traffico incessante della megalopoli. Adesso siamo tornati in zona downtown per goderci l'ultima giornata di viaggio qui al Cairo prima di rientrare in Italia. Prendiamo un po' di sole, un po' di caldo e andiamo a vedere un po' di cose belle. Ciao bella gente! Incredibile raga, questo è il primo semaforo che vediamo al Cairo, con anche il primo vero e proprio attraversamento pedonale. Che roba, noi stiamo andando di là, al Museo Egizio, quello vecchio. Anche qui ci sarebbe un semaforo, però non funziona. Quindi troviamo il modo comunque di attraversare questo delirio di traffico. Adesso vai Vale, vai 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 vai! E 20 anni dopo torno anche al Museo Egizio, quello vecchio, perché quello nuovo io volevo andarlo a vedere, però leggendo le recensioni pare che ci sia dentro poco o niente, perché ancora lo devono completare e riempire. Il museo bisogna chiaramente venire a vederlo, perché è pieno di reperti assurdi. La cosa che mi lascia un pochino stranito è il fatto che per la maggior parte delle cose che vedi non c'è un vetro di protezione o un qualcosa che ti tenga lontano, infatti tutti toccano e ci sono addirittura egiziani appoggiati ai sarcofaghi, che hanno un valore inestimabile. Cioè per esempio qui c'è una teca, ma qui non c'è assolutamente nulla. Però è intelligente, cioè diciamo che hanno protetto più che altro le cose che sono facili da rubare. Tanti vengono qui e ci rimangono male perché è tutto un po' buttato lì, tutto molto sporco, polveroso, cartelli che non si leggono. In generale tenuto abbastanza male ed è un peccato, però ammetto che per me fa parte del fascino, perché comunque sembra un museo d'altri tempi e a tratti una specie di magazzino stile Indiana Jones. Per me è una figata. Poi comunque l'ingresso, 300 pound adulti, 150 studenti, e ci puoi perdere l'intera giornata tra questi corridoi ad ammirare i manufatti. Sì, comunque non sarebbe male che fosse tenuto tutto un pochino meglio, più che altro per preservare più a lungo certi ritrovamenti, che è un peccato vederci le ditate e le scritte sopra. In sti giorni fa talmente caldo che non avevo mai fame e non stiamo praticamente mai mangiando, però adesso un pochino di languorino mi è venuto e quindi vorrei trovare qualcosa tipo un bello shawarma. Allora non è shawarma ma è koshari, che sarebbe il piatto nazionale egiziano, e a Butarek è il posto più famoso per mangiarlo, e se andiamo a quest'ora secondo me non troviamo nemmeno tanto casino. Yes, you say action. Vai, action, vai. This pepper salt and this tomato. Later here. Okay. This vinegar and garlic. Okay. Later. Spice you like? Yes, of course. Little more. No spicy? Very little. Yeah. Little lemon. Smacks.
Vabbè. Fischiatina in bocca. Shokran. Sono molto contento di farvi vedere anche un piatto vegano, perché questo tecnicamente è un piatto vegano, dato che contiene pasta, pomodoro, ceci, lenticchie. Ma sa di pasta ragù. Taste like Italian pasta. Sì, ma mi manca da camera, ma è incredibile. Sa di pasta ragù. No meat. No meat. No fresh, no chicken. This mix of rice, pasta, lentil, onion, chickpeas, tomato, hot sauce. Very good. Nice to meet you. See you again, sir. Yeah, nice. Oh, è veramente buono, a parte che sono stracarini, ma è veramente buono, un po' piccante, la pasta è abbastanza scotta, ma c'è anche il riso, ceci, lenticchie, pomodoro. Ne ho ordinato solo uno perché non sapevo se alla Vale sarebbe piaciuto. Li abbiamo speso per una porzione con due bottiglie di acqua 61 pound. Secondo me uno in due è l'ideale, perché è tanto. Sono molto contento ed erano tutti molto carini. Se venite al Cairo ve lo consiglio, però anche tanto local, quindi se non siete abituati a mangiare cose un po' particolari, andateci piano, capito? Si vede? Capito? Dai, a parte gli scherzi, continuiamo a goderci la città, che domani ci tocca tornare a Fara. Ti stanno per... Mentre stavo facendo questa gag, una bambina mi ha afferrato i miei occhiali da sole. Per fortuna il signore non si è fatto male. Quel tassista che stava chiamando me ha preso dentro un signore che era col bambino. Per fortuna non ha preso il bambino. Ma vuoi chiedergli se viene a casa con noi? Oddio. Where are you going now? Everything can house close. Go to have this salon. No, we are just working. Okay, okay. Go to have a salon. Salon. No, it's okay. No tax. No, thank you. This is the cafe church. This is open. Okay. Yeah, I know, but this is here. It's okay. It's okay. Thank you so much. Is problem? Any problem? No, no. This he's bringing me to the minaret. Mosque. Up to the minaret. Welcome to Egypt. Thank you, Shokran. Don't worry, thank you. È arrivata la polizia perché c'era The policeman protect you. È vero, anche a me sono mancati i tuk tuk. Siamo saliti con questo signore. Ok. Are we arrived? Yeah, come. Ok, dai, ti seguo. This is mosque, the son of Muhammad Ali, okay. The biggest one. Okay. He told me 100. You are in the last, I am in the first, because this is don't have light. Ah, okay, okay. I need to cover my hand. I need to cover. No. No. You will go up, don't anybody see. Okay. Ah, see, see, solo noi. Va bene, okay. Perfetto, perfetto. Shokran. Aspetta che non ci passo. Ah! Allora, praticamente la moschea è chiusa, ma questo ragazzo, signore, ci sta portando in cima ad uno dei minareti per vedere la città dall'alto al momento del tramonto. My friend, you see? I see? No, yes. Sì, yes. Take care of my telephone. Don't worry, I see. I okay, see. Okay. We follow you. Arrivo, arrivo. Ma dove siamo? Come. Ci porta ancora fino anche. Sì. Come. Ci vedi, Vale? Ok. Oddio, ma stiamo salendo tantissimo. Che fatica. Ok, ci siamo? Oh, Shokran. Mamma mia. Mamma mia. Vale, vieni a vedere. È una figata sto posto. Che vista. Cioè, ho paura di far cadere il telefono. Guardate che roba. This is Venezuela, Cairo Tower. You can see? Cairo Tower? Where is the Cairo Tower? Ah, that one? Cairo Tower here. Ok, là dietro c'è la torre del Cairo, la Cairo Tower. I will meet you in front of me. This is the Muhammad Ali. Ragazzi, ma che meraviglia, ma io manco me l'aspettavo che ci potessero portare in un posto del genere. E siamo solo noi, la moschea è chiusa e siamo saliti su un minareto qualsiasi molto alto. Io ho un po' paura delle altezze. Ho il telefono legato al polso perché ho paura che mi cada. Because
Adesso però direi che è il caso di scendere. Mettiamo la luce che è tutto buio qua dentro. Ha fatto il giro dall'altra parte. Allora gli ho chiesto di portarci in un altro posto. Secondo me è la persona giusta. O almeno credo. Ci vedi? Dai che ci siamo quasi. Ce la fai, Vale? Cioè, ma va che spettacolo i tetti del Cairo. Il nostro amico Ahmed ci ha portato sui tetti del Cairo. Siamo sul tetto della moschea. Non so quanto si possa stare qui in realtà, però è molto suggestivo. Guardate qui sotto, c'è la moschea qua. Adesso è chiusa e non c'è nessuno. Credo che questo sia un lato del Cairo che in pochi riescano a vedere. We go to the church? Okay. The stone church, the church inside. Yeah, that one. Adesso passiamo da una parte che si chiama Garbage City, dove vivono tutte le persone che di lavoro raccolgono la spazzatura. Ce la fai? Vado o vai tu? No, vai pure. Vai in questo buco. Sua figlia è rimasta a curare il tuk-tuk. Le strade del Cairo sono folli, a bordo del tuk-tuk sono ancora più folli. No, no, it's not the first time. I drove a tuk-tuk all around Italy, many times. We have tuk-tuks in Italy. You have tuk-tuk? Yes, it's called Ape. I love to travel by tuk-tuk. I want to try, yes. You want me to try your tuk-tuk? No. Tienimi lo zaino per favore. Allora, non sono capace a guidare il tuk-tuk in Egitto. Sei contenta, Vale, di questo giretto? Prendiamo un po' di polvere, un po' di smog che ci sta sempre. Con il nostro Ahmed. Thank you. Grande Ahmed. Siamo usciti dal centro della città e adesso, spostandoci verso la periferia, attraversiamo Garbage City, cioè che è dove siamo in questo momento. Una zona non molto frequentata da persone che non siano local. No, this is carton. Ah, this is carton, but they collect garbage. Garbage, yeah. They sell cans. Cans, they yeah. Sell di aluminium. Yeah. Ok, raccolgono le lattine per vendere l'alluminio. C'è un odore abbastanza pungente, devo dire. Non di alluminio. Christian Seal. Yeah. Quindi qua praticamente ci sono pochi musulmani e più cristiani coptic. Cops. Yeah. Cops. Copti. Sono cristiani copti che mangiano maiale, a differenza dei musulmani. Sarebbe il posto perfetto per un sequestro, ma non credo che un sequestratore si porterebbe la figlia al lavoro. Ciao! Non mi aspettavo di finire qui oggi, però accetto tutte le sorprese. Ahmed, do you think it's okay if I take some pictures, some video? No problem. No problem? Okay. Is it a dangerous area? No, so safe. Okay, I trust you. Ahmed dice che qui è sicuro, è tranquillo. Dice di non preoccuparsi, anche se non fossimo in giro con lui. Ci sta anche dicendo che molte persone si fanno un'idea sbagliata dell'Egitto perché si basano sui venditori, nelle zone più turistiche, che non ti lasciano in pace, ma dice che le persone in realtà non sono così. Yes. Praticamente quei ragazzi dell'Africa subsahariana, perché non mi sembravano egiziani, praticamente quei ragazzi stavano triturando delle enormi taniche di plastica nera per poi recuperare il materiale che poi andrà venduto. Adesso invece abbiamo percorso pochi metri ed è tutto super silenzioso. E adesso ci stiamo dirigendo verso la chiesa rupestre.
Mamma mia ragazzi, è una cosa fuori di testa. È una enorme chiesa in una grotta. E Ahmed ci diceva che qui vengono in pochissimi a visitarla, di non egiziani. No tourism here. There are no tourists. Why? Because a lot of tourists think it's dangerous. It's safe to come here. My friend, if you're walking 2 o'clock at night to 3 o'clock, don't anybody making anything. But the news like to making make Egypt look worse. Yeah. You understand? But Egypt is so you stay 3 days here. Yes. Not anybody making. No. Sono d'accordo con Ahmed solamente in parte, nel senso che non ritengo l'Egitto un paese pericoloso per viaggiare. Tutti i viaggi che ho fatto non mi è mai successo niente. Però, insomma, non è proprio tutto rose e fiori. Everything my friend here. It's so expensive. This is tuk-tuk, not mine. I pay every day 200. 200 yeah, a day. 200 to the owner. My children like to eat. Don't take a lot of money. Yeah. You understand? Today I will help you with the tuk-tuk. Okay? Come every day. Questo luogo è veramente meraviglioso. Se venite al Cairo, non lasciatevelo scappare. Fatevi portare qua. È un posto veramente strano e non mi aspettavo di vedere una zipline qui fuori. Mi dispiace ragazzi che la qualità video non sia ottimale, però sto facendo tutto col telefono perché noi non avevamo pianificato nulla di tutto ciò. Eravamo al museo egizio, dentro al quale è meglio non entrare con attrezzatura professionale, che comunque in Egitto non ho portato perché ti fanno parecchi controlli all'arrivo in aeroporto. Infatti mi hanno perquisito, io gli ho detto non ho microfoni, non ho cavalletti, niente di professionale. Lui mi ha guardato e mi fa: conosci le regole, eh? Niente drone. Faccio: niente drone. E quindi sto facendo tutto un po' alla bersagliera. L'importante è coinvolgervi perché è una bellissima esperienza. Sono molto felice che ci sia stato questo cambio di programma. This is the second stone church. Different than any church. It's pretty strange for us to see a church with Arabic all over the walls. This is crazy, my friend. C'è un campetto da calcio scavato nella montagna. And you can see all Cairo. Yeah. Oltre alle chiese rupestri ci sono anche i campetti da calcio rupestri scavati nelle pareti della montagna. Da qui la vista sulla città del Cairo è incredibile, il sole è appena calato e questo mi fa pensare che dovremo affrontare il traffico del centro a bordo di un mezzo a 3 ruote. Sarà molto spassoso. Adesso qui non ho filmato perché ci siamo imbattuti in un funerale, però stiamo tornando dentro al cuore di Garbage City a piedi, così recuperiamo il tuk-tuk, ma Ahmed voleva anche andare a bere un teino o qualcosa e poi mi fa: guarda, vi lascio in un punto comodo così potete prendere Uber e tornare. In teoria la bimba ci sta ancora aspettando sul tuk-tuk. Sì, lo so cosa molti di voi staranno pensando. Perché? Perché ritrovarsi nel bel mezzo della notte per le strade del quartiere più sporco e più povero del Cairo? E la risposta è: perché no? Non posso rifiutare l'opportunità di vedere con i miei occhi come e dove vivono le persone dei paesi che visito, specialmente se ci sono stato tante volte e mai come adesso mi sono realmente sentito immerso in questo paese. Perché alla fine l'Egitto non è soltanto siti archeologici e Mar Rosso, è prima di tutto egiziani. E se ho l'opportunità di conoscere meglio questo popolo, la colgo al volissimo e ovviamente vi porto con me, anche se vuol dire rischiare di capottarsi a bordo di questo trabicolo con tutti che guidano come dei pazzi. Esattamente come mi aspettavo, è la follia più totale. Abbiamo fatto il pelo a parecchie persone che a volte si appoggiano direttamente al tuk-tuk per non essere investite, e anche a molte macchine più grosse di noi che, insomma, sono contento non ci abbiano preso in pieno. È un'esperienza. Il nostro Ahmed guida benissimo. Ahmed ha 4 figli, lavora per mantenere tutta la famiglia, madonna, moglie compresa, perché ha detto che è una cosa normalissima in Egitto: lavora l'uomo, la donna fa la mamma, si occupa della casa.
E il bello è che tutti i viaggi che ho fatto in Africa, anche l'ultimo in Sri Lanka, ho sempre detto non guidiamo dopo il tramonto perché di notte è pericoloso con il tuk-tuk. E effettivamente è una roba abbastanza folle. E nel mentre siamo rimasti incolonnati, ma non si sa perché. Anche l'Apecar non è immune al traffico, però basta aspettare. Abbiamo ordinato un paio di teini. Mi fa spaccare che quello lì sia il bagno. Cioè quello c'è scritto WC in alto. È una tendina con dietro un urinatoio nel bel mezzo della sala. Adoro questo posto. Every day for 1 hour. For 1 hour. Ok. So in 10 minutes they will cut the electricity? Yeah. No, no, at 9 o'clock exactly. Ah, 9 o'clock? Ok, ok. 9 to 10. Ok. A seconda del quartiere in cui ti trovi ci sono dei blackout programmati e in questa zona dalle 9 alle 10 di sera tolgono la corrente, quindi ci fa, guarda, tra 10 minuti sarà meglio. Perciò beviamo questo tè che ora come ora è più caldo delle piramidi. E poi andiamo. È un bene che sia così caldo perché, insomma, meglio che la facciano bollire l'acqua del rubinetto. Per la bimba invece abbiamo fatto preparare un milk tea. Che anch'io mi sarei bevuto molto volentieri. Ma lì c'è scritto Toto sotto controllo? C'era un film alla tele che si è interrotto nel momento in cui è partito il richiamo alla preghiera. Ah, ma c'è anche la piccola adesso. In Egypt? In Egypt, if I meet you in the first time and stay near my house, don't pay anything. I wanted to offer you the chai, but... No, if you pay, you make with me wrong. Ovviamente non ci ha fatto pagare nulla, volevo offrire io, ma ha detto che in Egitto la prima volta, se inviti qualcuno a bere un tè, devi assolutamente pagare tu, quindi non mi ha lasciato pagare. Sarei rimasto anche volentieri in giro con Ahmed, ma ci ha detto che è ora di tornare dalla sua famiglia, anche se metà è qui con noi. Ciao, guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho appena trovato. شفت بقى ماسكه القطه ازاي مش خايفه منها Abbiamo penso beccato la persona più onesta del Cairo, perché non ha voluto soldi. Inizialmente mi ha chiesto 10 pound per il giro, io gli ne ho dati 50 per iniziare, poi lui ci ha portato da tutt'altra parte e adesso mi fa, guarda, non voglio altri soldi, ma gli ho comunque lasciato tutti i contanti che ci sono rimasti, perché tanto domani andiamo via, quindi ho tenuto giusto qualche dollaro per l'aeroporto, se dovesse essercene bisogno, per prendere una bottiglia di acqua. È stato veramente un bel giro, sono molto contento perché di solito le persone se ne vogliono approfittare, però poi la persona brava la becchi, perché di persone buone ce ne sono in tutto il mondo e sono contento che oggi ne abbiamo trovata una, un bravo papà che ci ha portato a fare dei giri incredibili e ci ha svoltato decisamente la giornata. Thank you Ahmed. I hope to see you again. I hope to see you again too. Bye. Bye. Ci siamo fatti lasciare qua all'inizio della via perché mi sentivo in colpa a far entrare il nostro autista all'interno dove veramente ci avrebbe messo tutta la sera a muoversi, quindi ci facciamo un pezzo a piedi e magari troviamo qualcosa da bere e da mangiare, anche se in realtà non abbiamo soldi. Italia. Non abbiamo soldi, vabbè, in qualche modo si fa. Fa ridere sta cosa, siamo tornati in stanza per chiedere indicazioni su dove andare a mangiare e ci hanno regalato un pettine. È un modo per dirmi che devo pettinarmi i capelli. La Vale pare abbia fatto amicizia con altri cani. Stasera ci trattiamo bene. Cin. Carcadè. Infuso di fiori di ibisco. Io a casa lo bevo non zuccherato, però anche così è molto buono. Non ci facciamo mancare anche una fantastica limonata alla menta, non zuccherata perché lo zucchero te lo danno a parte. Questo qui è un bicchierino di sciroppo di zucchero. Cioè se me lo... Lo sapevo che me lo dicevi, lo sapevo, sei troppo prevedibile, dai. 3, 2, 1, 9... No, non lo berrò mai, no, ti giuro, non lo bevo. So che devo dire il 9 io. Dai, non l'hai neanche bevuto. No, esagerato, troppo dolce. Mamma mia. Io vorrei provare questa cosa perché è la più impronunciabile. Kushkash. Kushkash. Kushkash kofta, one for me please. Mi ha avvertito che è molto piccante il piatto che ho scelto, però dopo la Corea penso vada bene. Questo minareto. È quel minareto. E questo è super taleggio con l'olio d'oliva. Ah, è molto molto piccante. Spaziale. Se ce l'avessi a casa impazzirei. Buono. Questo dovrebbe essere olive. Buono.
ci hanno portato un po' di pane e uno dei miei piatti preferiti in assoluto, il baba ganoush, tutto melanzana. Finora oggi abbiamo mangiato vegano, tranne il super taleggio. Shokran. Questo è kofta, quindi macinato di manzo o lamb o entrambe le cose, con la salsa piccante che vorrei provare. Forse non sento più piccante. Credo che la Corea del Sud mi abbia proprio temprato. Comunque è davvero gustoso. E questo qui, che a un primo sguardo poteva sembrare un bel polentino, in realtà è riso allo zafferano. Le patatine sono la cosa peggiore, sono fritte nell'olio di ricino. Allora è arrivato il kebab tagine, olive. Questo è limone cotto, baked lemon ci ha detto. Oddio no, che roba brutta. Sai cosa? Ah, sa di profumatore per ambienti. Come primo impatto sembra di essere entrati a bocca spalancata da Zara Home. Assolutamente la cosa più strana che ho mangiato in Egitto. Sono molto soddisfatto, una cena da faraoni. Che casino che c'è qua. Comunque, secondo voi quanto abbiamo speso? Per questa super cena in due abbiamo speso, prezzo secondo me un po' abbondante per l'Egitto, ma onestissimo per noi italiani, 31 euro. Considerato che il posto era molto figo e abbiamo mangiato molto bene, direi molto top. Adesso però ci conviene salire a sistemare le borse, perché purtroppo domani torniamo in Italia, nella calda e umida pianura padana. Quindi amici, spero tanto che questo nostro giretto al Cairo, qui in Egitto, a Giza, vi sia piaciuto. Io come sempre vi ribecco lunedì alle 19 con un nuovo video. Ciao ciao.